Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. I carabinieri stanno facendo i rilievi, sono 4 morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con mitragliatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete? Poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, la Ritalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, hai ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli. Ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, o forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Mi sembra che stamane abbiamo lanciato con questa iniziativa un messaggio molto forte, soprattutto ai giovani che avevano aderito a questa nostra iniziativa. Un messaggio di solidarietà, un messaggio di speranza, un messaggio di pace, in modo particolare in questi drammatici momenti in cui anche il nostro paese sta vivendo. Una cerimonia mai banale questa, se ci può dare un suo ricordo di quei giorni così drammatici per l'Italia. Non è stata un'iniziativa banale, ma molto ricca di significato. Io ricordo quel tragico giorno, il 16 marzo 1978, ero dipendente, ero in Breda e rimasi scosso. Organizzammo subito come Democratici Cristiani, sia all'interno dell'azienda ma anche in sede provinciale, una manifestazione di solidarietà per chiamare la cittadinanza e tutti quanti a dimostrare non solo senso di responsabilità, ma programmare iniziative per spingere con forza quanto tentavano di mettere in essere le forze del disordine, cioè le brigate rosse e nere. Il terrorismo oggi è sconfitto? No, nel nostro paese stiamo ancora vivendo certe situazioni che lasciano pensare e riflettere. Subiamo anche noi ciò che sta avvenendo nel mondo e quindi in qualche modo ci riguarda. Veramente in quell'occasione credo noi si sia rischiato di cambiare radicalmente quello che eravamo. Non dimenticate, voi siete giovani, non ricordate, ma voi non potete immaginare lo sgomento e la paura che tutti, anche le persone diciamo non addentro alle problematiche, provavano. Quegli anni di piombo, solo chi li ha vissuti sa quanto momento di ansia, di angoscia, sì, proprio di senso di instabilità, di precarietà hanno portato. Abbiamo rischiato veramente tanto. Per fortuna, devo dire oggettivamente, l'Italia probabilmente veramente era già dotata di grandi anticorpi per in qualche modo reagire a questa infezione. Infezione che si chiama terrorismo, ma che poi vuol dire la volontà cattiva di esseri umani che sono contrari alla pace, poi sostanzialmente.
tanti ragazzi in questa cerimonia, qual è il messaggio da lasciare a loro in un'occasione come questa? Il messaggio, secondo me, che io vorrei lasciare, ma non a loro, io vorrei dire a tutti i miei coetanei di essere quantomeno, anche lontanamente, un po' di esempio per questi ragazzi. Ai ragazzi è inutile parlare, è inutile raccontare storie, è inutile... cioè, o tu ti comporti in un certo modo e meriti la loro stima, oppure non fai niente. E a Chiara Noretto, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi. Il ricordo di tutti e di ciascuno. Un amore grande, grande, carico di ricordi apparentemente insignificanti, in realtà preziosi. Pace e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile.